Grazie Presidente, anche di aver permesso per primo a aprire il giorno per favorire i familiari delle persone del mio giorno a essere presenti. Leggo la domanda d'attualità. Struttura residenziale R3 di Ambrosuro aumenta i costi. Premesso che la struttura residenziale monocomica R3 è rivolta a persone adulte con gravi disabilità che necessitano assistenza socio-sanitaria ad alto impegno, rivolta ad adulti in cui il sostegno familiare viene a mancare sia per l'età avanzata dei familiari che per il tipo di assistenza che necessita. Ad oggi abbiamo in lista di attesa per l'inserimento in struttura residenziale di 18 nostri concittadini con gravi disabilità, numero mai registrato in passato. Premesso che la struttura residenziale di Ambrosuro di San Benedetto del Porto, già sede della comunità socio-educativa e mediativa COSET, in convenzione con l'ASL, provincia di Ascoli Piceno, per 8 posti letto, più di 2 posti di assistenza sociale, dove avremo ottenuto l'autorizzazione di ampliamento da 10 a 20 posti, avviato tramite il suo competente la richiesta di accreditamento presso la Regione Marche per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività residenziale. La Regione Marche ha già inviato il mese giugno i suoi tecnici per il controllo dei requisiti della struttura, i quali hanno confermato solo verbalmente l'idoneità. Pertanto ora si è in attesa gli ultimi atti procedurali da parte della stessa Regione Marche per poi procedere alla stipula della convenzione con l'ASL di Ascoli Piceno. Si chiede al Sindaco, capofila dell'ambito sociale 21, sottolineando che si tratta di una situazione complessa e per molti aspetti drammatica di molte famiglie che aspettano da troppo tempo e hanno diritto a una risposta, che il Comune è venuto a dare, in special modo ai suoi concittadini in stato di particolare fragilità e difficoltà. Di intervenire presso la Regione Marche, presso l'ASL di Ascoli Piceno, ai fini dell'affidamento per poter procedere alla convenzione della struttura R3, residenza socio-sanitaria per disabili, come la legge regionale del 21 2016, articolo 7, comma 1. Aggiungiamo un forte sospetto che il ritardo per concludere il procedimento dell'affidamento sia dovuto al fatto che non sia disponibile previsto un fondo economico per la successiva convenzione tra ASL e con la stessa conoscenza. Se così fosse, sarebbe l'ennesima dimostrazione di una colpevole indifferenza da parte di questa amministrazione dell'asta di provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche nei confronti del nostro cittadino. In questo caso, i cittadini con grave disabilità e con stato sfinito sostegno familiare. Grazie. Grazie, consigliere Portiglieri. La parola al sindaco. Ho fatto interpellato la dottoressa Natalini per avere una conoscenza più ampia di quello che quella che è lo stato di quella che è la situazione. Praticamente mi sono fatto fare una relazione che leggerò, magari già conoscete la risposta, perché tra tempo la leggo anche per prendere informati magari che è pensato. È meglio di no, eh? La vuoi leggere? È offensiva. Comunque la leggo. È cortesia, no? Poi dopo, allora, nella questione evidenziata dalla domanda di attualità ho attenzionato la dottoressa Natalini, la quale mi ha inviato la seguente risposta che leggo integralmente. Il riconoscimento di posti autorizzati permette già oggi il loro utilizzo in regime privato sulla base della esclusiva volontà del gestore che, per quanto noto, potrebbe già dare risposta ad alcune famiglie che hanno espresso l'interesse per questa tipologia di soluzione. Come correttamente scritto, la procedura di accreditamento non è ancora conclusa, quindi si è in attesa ancora della conclusione della procedura. L'eventuale successivo convenzionamento permetterà in futuro di riprendere il ragionamento tra sociale e sanitario sulla valutazione complessiva del fabbisogno socio-sanitario per tutte le tipologie di utenti, anziani, disabili, tossicodipendenti, minori con psicopatologia. Tale ragionamento complessivo potrà permettere la programmazione sul corretto utilizzo delle risorse economiche a disposizione dell'AST. L'AST, infatti, nel bilancio di previsione anno 2024 ha già pianificato il totale utilizzo delle risorse a lei assegnate e è temporaneamente in attesa del riparto dell'FSN delle strutture e servizi già attivi. Una nuova stima del fabbisogno locale dovrà essere inserita nella programmazione più ampia dell'intera Regione Marche, la quale con le risorse
disponibili dalla risposta equa e proporzionale a tutti i territori. La Regione sta inoltre lavorando sulle linee guida per l'attuazione del cosiddetto decreto concorrenza, che saranno le linee operative per poter dare luogo a un successivo nuovo convenzionamento. Io ho avuto modo di parlare con diverse famiglie che hanno problemi molto gravi, quindi non è che io non so la conoscenza di queste cose, ho avuto modo di poter parlare con diverse signore e di conseguenza trasmettere questo disagio sia all'ASL che alla Regione. È chiaro che come amministrazione ci siamo già fatti portavoce di questa mancanza, e comunque magari potremmo successivamente studiare delle soluzioni di progettualità mirate sulle famiglie, così da poter iniziare ad inserire all'interno della struttura le persone con patologie gravissime. Quindi è un impegno che questa amministrazione si prende già da oggi. Certamente sarà un percorso che non sarà domani, ma cercheremo di abbreviarlo nel tempo più veloce possibile. È un impegno che ci prendiamo, ripeto, siamo consapevoli, perché ho avuto modo di toccare con mano le difficoltà di tutte le famiglie, e devo dire che comunque, insomma, il tempo che è passato mi sembra anche troppo, onestamente. Quindi per me e per l'amministrazione è venuto il tempo magari di poter cominciare a dialogare in maniera un po' più pressante nei confronti sia dell'ASL che della Regione. Mi impegno, ripeto, personalmente, sperando di portarlo a termine il più breve tempo possibile. Grazie. Per noi è una risposta molto grave da parte della direttrice Natalini, che per l'ennesima volta se ne lava le mani. Dice che si possono andare al regime privato. Avete presente i costi di un regime privato? Sono molto alti. Inoltre, forse la dottoressa lo sa, che nello statuto del Biancazzurro, lo statuto dice che non è possibile il regime privato, perché vogliono che siano tutti gli utenti siano uguali, non chi può pagare e chi non può pagare non possa accedere. Quindi secondo me questa è una cosa gravissima. Questo per iniziare dalla prima cosa, del magicismo, ma di quest'AST mi dispiace, lo conosciamo tutti. Poi ci viene a dire che la programmazione del 2024 è già terminata. Questo vuol dire anche che se qualcuno riuscisse a entrare anche privatamente, non è una situazione temporanea, ma è una situazione a lungo termine, perché non sappiamo per quanto tempo durerà. Sindaco, io fin da adesso le chiedo l'impegno, lei già l'impegno lo riprende con i progetti personalizzati, perché tramite l'ambito sociale sappiamo che questi possono essere attuati. L'impegno è che questa amministrazione apra un fondo sociale per aiutare queste famiglie a pagare eventualmente la retta se il CPA cambia però questa norma dello statuto, perché finché danno la cambia questa cosa non sarà possibile. Poi un'altra cosa che ci sorprende, intanto sono 18 le famiglie in attesa e sono veramente tante, non si è mai arrivato a questo numero. C'è anche un altro fatto, che le famiglie aumenteranno, perché noi sappiamo che l'età media dei familiari sta aumentando, quindi le necessità non sono soltanto di oggi, saranno anche per il futuro, anche per i prossimi anni. Quindi dobbiamo, questa amministrazione spero che se ne prenda carico. Prendo un impegno importante. Un'altra cosa scritta in questa lettera, secondo me, è una parte politica che la direttrice Natalini non dovrebbe avere. Parla della regione che deciderà quanti posti, quanti avremo localmente, quanti soldi e così via. Non è lei che può, non è lei, lei riceve un budget e lo deve distribuire. Questa è una risposta politica, non di chi si prende cura delle persone e dei cittadini. È una risposta anche questa che io considero grave. Poi un'altra cosa, facciamo una delegazione. Andiamo, visto che lei si è recato, ha parlato con i genitori, con i familiari di questi utenti, di queste necessità.
fragili di San Benedetto del Tronto. Mi spiace, e lei prenda questo impegno. Mi spiace che non ci sia l'assessore Sanguigni, che dovrà essere presente, ma non c'è più una risposta anche dall'assessore, non ce lo dovremmo aspettare. Abbiamo anche impegni, ok, ci siamo, un pomeriggio lavorativo del mondo, sono le 7 ore e così via. Però forse mezz'ora dedicata a questa cosa ce la poteva fare. Quindi ripeto ancora, privatamente sono cifre quasi insostenibili per molte. Creiamo un fondo, lo chiedo a lei, alla giunta, all'assessore, visto che ci vantate sempre di avere un bilancio positivo, un avanzo di bilancio. Grazie consigliere.